Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della Battlezone Group. Oggi qui per voi siamo Master Luca e Lorenzo. Ciao a tutti ragazzi! E siamo tornati in Phoenix Wright Ace Attorney. Nella scorsa parte avevamo purtroppo sconfitto The Di Mattress. mafia. Era E finito il caso, insomma. era finito il caso. Avevamo scoperto che alla fine lei l'aveva ucciso per autodifesa e che lei odiava Hammer perché Hammer aveva involontariamente ucciso suo marito Sì. 2 anni fa. E io penso che in quel caso, alla fine, questa è una mia piccola Vasquez. cosa, il cattivo del caso era Hammer alla Sì, fine, perché perché alla fine di Vasquez ha fatto quello che avrei fatto anche se anch'io, Di Vasquez sì, sinceramente. appunto lo ricattava, però secondo me è anche abbastanza. È giusto, Sì, cioè non è giusto, però secondo giustamente. me è giusto. Quindi vabbè, niente ragazzi, vediamo un po' questo caso, ombre dal passato, che potrebbe essere l'ultimo, come non potrebbe essere, dipende se sarà disponibile l'ultimo caso o L'ultimo no. caso In particolare. ogni caso questo sarà molto molto lungo, quindi Meglio così. sì, vabbè, iniziamo questo cazzo di caso, ok? Già dall'inizio vi sorprenderà molto. Ombre dal passato, episodio 4. Quanto tempo è passato? 15 anni? Sì, più o meno. 15 anni è una lunga attesa. Non puoi immaginare quanto abbia sofferto. Ha sofferto. E ora si presenta l'occasione perfetta. Finalmente avrò la mia vendetta. Cosa? Buon Natale. Che bella auguria di Natale. Molto sciallo. E proprio a Natale, già da quel corpetto, si dovrebbe riconoscere chi è. Ed è proprio lui. Adoro. È proprio Sono lui. proprio Noi gli io. abbiamo fatto quella mossa giusto per 25 dicembre, ore 10:08, studio legale, Bright e Co. Vediamo un po'. Sai per caso se ci sono delle cascate qui Così se intorno? ne esce così a caso. Cascate, perché me lo chiedi? Dai, Nick, mi sembra ovvio. Devo mettermi sotto una cascata. Meglio ancora se è agghiacciata. Oh, Oh, ma a parte del ah, tuo vero, eri tu. addestramento da sensitiva? Certo, ultimamente non mi sono applicata molto, però. Devo domare gli elementi naturali e rinascere sotto le possenti sorgenti di acqua. Acqua insorgenti. Ho capito. Non conosco delle cascate vere e proprie, ma ci sarebbe il lago Gord qui vicino. Oh, peccato! Mi dispiace, non posso farci nulla. Non potrebbe bastare una semplice doccia fredda? Buona idea! Ora mi metterò sotto la doccia. Tanti saluti alle possenti acque insorgenti. Nel prossimo notiziario, un'enorme creatura non identificata è stata avvistata al lago Gurd. La città è in fibrillazione. Prendendo spunto da Nessie, il mostro di Loch Ness è stata chiamata Gurdy. Sebbene l'esistenza di Nessie sia stata più volte smentita, gli abitanti della zona sono convinti che il loro mostro esista davvero. Che stupidaggini. Non potrebbero dare notizie un po' più serie? Nick! La pressione dell'acqua mi sembra troppo bassa in quella doccia. Vuoi più pressione? Allora perché non vai dai pompieri e ti vuoi espulsare dai loro idranti? Chissà di quale idranti parla. Buona idea, Nick! Riesci un buon sorbetto! A quanto pare i poteri paranormali non aiutano a rivelare il sarcasmo. Interrompiamo il programma per un'edizione speciale del telegiornale. Il lago Gurd è ancora teatro di strani avvenimenti, ma questa volta è un omicidio. Di nuovo il lago Gurd. Stamattina il cadavere di un uomo è stato trovato nel lago. Un'iniziata già agli arresti. Fonti interne alla polizia rivelano che il nome del sospettato è Miles Edward, 24 anni. Edward era un pubblico ministero promettente, molto abile e stimato da tutti. Aveva di fronte una lunga e gratificante carriera che abbia gettato tutto al vento. Edward. Cos'è questa storia? Edward non avrebbe mai fatto una cosa simile. Nick. Maya. I pompieri mi hanno sbattuto il telefono in faccia quando li ho chiamati. Pronto? Vorrei una bella doccia. No, proprio mi potete spruzzare con i vostri idranti. Abbiamo cose più importanti di cui preoccuparci, Maya. Edward è stato arrestato. Cosa? Il procuratore? Sì, è sospettato di un omicidio. Cosa? Quando? Dove? Perché? Come? Chi? Non lo so. Dobbiamo saperne di più, Nick! E spostiamoci e andiamo al centro di detenzione. Per parlare, forse. Esatto.
25 dicembre, centro di detenzione, sala visite. Alziamo un po' di music perché poi a montare è troppo difficile perché è troppo basso. Stiamo con 64. Sai una cosa, Nick? Prima o poi ci sono figli di tutti qui dentro, vero? Credo faccia parte del nostro lavoro. Ma non penso sia una cosa da raccontare in giro. Capita. Eccolo qua. Ah! Ehi, Edward, torna qui! Sarò scosso sotto il tavolo. Come sono scifonato qui? Non credo sia di buon umore, Nick. Beh, sai com'è. Beh, pur sempre in arresto, Maya. Era di buon umore quando ti trovavi al suo posto? Allora, siete venuti a ridere delle mie disgrazie. Ridete, ridete pure. Beh, perché non state ridendo? Nick, dovremmo ridere? Nah, non parla sul serio. Se ridiamo diventerà una furia o scoppierà in lacrime. Edward, non abbiamo così tanto tempo libero per venire qui a riderti in faccia. Non certo che l'avete. Non ha tutti i torti. Non dovevi venire, non volevo che mi vedessi. Non in questo stato. Ehi, neanch'io avevo voglia di vederti, credimi. E vediamo un po' che cazzo è successo. Cosa è successo? Edward, dimmi che cosa è successo. Perché dovrei? Cosa avete intenzione di fare? Oh, vogliamo proteggerti. Abbiamo intenzione di aiutarla, ecco cosa. Aiutarmi voi? Non siete ridicoli. Scusa? Tu sei un principiante, hai affrontato solo 3 processi. Ehi. Certo, li hai vinti tutti e 3, per pura fortuna. Ma presto o tardi la fortuna ti volterà le spalle. Serve talento, Wright, e molta esperienza. Nick, ti sta insultando, Nick! Perché sono sempre io quella che si deve arrabbiare? Il lago Gurd. Il delitto è venuto dal lago Gurd, giusto? Sì, ieri notte. Il lago è piuttosto distante sia dal tribunale che sia dal tuo ufficio. Perché ti trovi laggiù? Non vedo perché dovrei dirtelo. Signor Edward! Lei non ha... Gurdi! Oh? Ci hanno andato per vedere Gurdi. Gurdi? Di cosa sta parlando? Te lo spiego dopo. Perché Edward non vuole parlare con noi? Ma sai, potremmo mostrare? Ma abbiamo solo questo. Facciamo di capire che siamo di così. Il tuo distintivo di avvocato. Edward, lascia che ti difenda io. No. Davvero divertente, Wright. Ma non sono messo così male, non ancora almeno. Cosa vuoi insinuare? Dovrei affidarmi a un avvocato dilettante con solo 3 processi alle spalle? Mai. Cosa? Il mio è un caso senza speranza, Wright. Tutti gli avvocati difensori che ho contattato hanno rifiutato la mia richiesta. Come? In sostanza temevano di perdere la causa. Penso che forse sia colpa mia se hanno poca fiducia in loro stessi. Dopotutto ho ottenuto un verdetto di colpevolezza per tutti i loro clienti. Ci posso credere. A ogni modo non voglio che vi intromettete in questo caso. In particolare tu, Wright, devi starne fuori. Quindi vuol dire che ci faremo i cazzi suoi, in pratica. Sei stato tu? Edward, per me non è facile chiedertelo. Ma tu sei innocente, vero? Credi a quello che vuoi. Io ho un'unica richiesta. Grazie. Restate fuori da questo caso! Perché? Nick, voglio solo aiutarla! Lo so! Questo lo so benissimo, ma io non voglio essere aiutato, intesi? Vabbè. Perché no? Sentite, andate via e fatevi i cazzi vostri. Ah, sei andato proprio. Certo che è strano. Nick, è stato Edward, vero? Vai, forza, andiamo a investigare da un'altra parte. Ma Nick... E andiamo, quello sta sempre là fermo, non so che starà facendo. Ingresso alla curva, vediamo un po', un bello, un bel lago. 25 dicembre, poi questi non hanno una famiglia, una nonna che gli fa festa di Natale. Ah, perché gli ha detto buon Natale. E questo è il luogo del delitto? Esatto, il lago Burgo. Si trova al centro di questo parco. La zona è pattugliata da alcuni agenti di polizia. Alla città, a lui. Credo stiano interrogando i passanti. Ehi, ma quello non è il detective Gumshoe? Allora, non ditemi che dopo aver seracciato tutto il parco non avete trovato nulla. Vai. Ispettore? Sì, vai, te lo ricordo. Mi dispiace, signore. Niente. Idiota, il processo inizia domani. Dobbiamo trovare subito degli indizi. Ma signore...
Non esiste alcun indizio, per questo abbiamo arrestato il procuratore Edward. Ormai è evidente, signore, è stato lui a... Zitto! Se provi a dirlo ancora una volta, io... te ne farò pentire amaramente. Diamine, voglio dire. Vuoi da piedi, amico? Sì, sì, signore. Il detective Gamshu deve avere la luna storta oggi. Reclute. Ah! 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 Ehi, sbaglio lei, Harry, ma sì, Harry Buzz. Sorry, Buzz. Right, Phoenix Wright. Mi hanno così difficile da guardare. E cosa state facendo da queste parti, amico? Investigando? Così sembra. Bene, sono a sua disposizione. Mi chiede pure tutto quello che vuole. Forza! Sembra un po' diverso dal solito. Mi chiedo che cosa abbia. In realtà, signor Edward, non ci ha ancora chiesto se vogliamo difenderlo. Ho capito. Ma se non lo dicevi non era meglio. Cosa è successo? Detective Gumshoe, vuoi dirci cosa è successo qui? Non lo sa, amico. No. Oh, d'accordo, caro avvocato, testa fra le nuvole. Testa fra... Lascia perdere, le dirò tutto. È successo la notte scorsa, circa 15 minuti dopo la mezzanotte. C'era una barca in mezzo alla Gogood, e in questa barca c'erano due uomini. Uno dei due ha sparato all'altro una pistola. L'assassino è il signor Edward. Un agente è arrivato sul luogo, l'ha subito arrestato. Ma come è fatto ad arrivare al lago così rapidamente? Beh, c'era un testimone. Siamo accorsi al parco non appena abbiamo subito ricevuto la segnalazione. Un testimone? Edward. Credo che il signor Edward sia un assassino? Assolutamente no, è possibile. Non c'è il testimone che tenga e non ci crede e basta. È vero, chi se ne importa del testimone? Ma sì. Ah, mi importa è come. Lei è convinto della sua innocenza, vero detective? Certamente, anche se la polizia è sicura che sia stato lui. Nessuno sta prendendo sul serio queste indagini. Oh no! Dopo tutto quello che il signor Edward ha fatto per noi, è triste vedere che nessuno si schiera al suo fianco. Beh, almeno lei gli crede. C'è lei al suo fianco, detective. Povero. Richiesta di... Ma davvero così? Nessuno vuole difendere il signor Edward? Già, lui è una specie di celebrità nell'ambiente. Perdere il caso dopo aver accettato di difenderlo sarebbe un grave smacco. Inoltre, tutto sembra indicare che sia proprio lui l'assassino. Certo, specialmente se c'è un testimone che assiste dal delitto. Ehi amico, non mi dica che anche lei ha intenzione di abbandonarlo. Non si ricorda più del sapore d'acciaio. Deve ringraziare Edward se il suo cliente è stato dichiarato innocente. Sì, lo so. Sono già andato da Edward, provato a chiederglielo, ma non vuole che siamo noi a difenderlo. Anzi, e soprattutto me che non vuole. Cosa? Ma non ha consenso, amico. Non sa quanto ha parlato di lei dopo il caso del samurai d'acciaio. Continuava a ripetere un momento all'infinito. Nick? Non sono sicuro che sia un buon segno, nemmeno io. Non capisco perché dovrebbe rifiutare il suo aiuto. Davvero non capisco. Il testimone. È vero. Chi è questo testimone? Mi dispiace, è un'informazione confidenziale. Comunque, sembra che il testimone abbia visto tutto. Prima c'era un piccolino di aiuto a Redorf e poi informazione confidenziale. Sarà di sicuro convocata al processo di domani. Quindi non ci sono altri testimoni? Esatto. Giù al lago faceva un freddo cane ieri notte, beh, ha senso. Ed era anche la vigilia di Natale, dopo tutto. Ma noi teniamo gli occhi aperti. Spesso i testimoni spuntano fuori quando meno te lo aspetti. Ecco perché oggi siamo qui, per esaminare la zona in modo più approfondito. Per il momento non abbiamo concluso niente. Oh, oggi è Natale, me l'ero dimenticato. Come fai a dimenticare? Dov'è il tuo regalo, Nick? Non sono un Babbo Natale. Vai. E Dusty Gumshoe. Cosa c'è? Avete trovato qualcosa? No, signore, non ancora. Mi hanno chiamato dal commissariato, vogliono convocare una riunione. Una riunione? Sulle indagini? D'accordo, ci vado subito. Oh, mi dispiace ragazzi, devo scappare. Avete sentito? C'è qualcos'altro che volete chiedermi prima che torni al commissariato? I referti d'autopsia, beh... No, come contattarla pure però era utile. Sì. Ossia... Oh sì, ha qualche informazione sulla vittima? Mi dispiace, non hanno ancora compilato il referto d'autopsia. Lo sto aspettando anch'io. Comunque, se avete tempo dovete fare un salto al commissariato. No. Lì potremo discutere con più tranquillità, ragazzi. Non tornerà più qui al parco, detective? Credo di no, amico.
Allora come facciamo a contattarla se avessimo qualche cosa da chiederle? Ah, giusto. Ecco, vi mostrerò come arrivare al commissariato. Passate pure quando volete. Il detective Gumshoe vi ha fornito le indicazioni per raggiungere il commissariato. Oh, un'ultima cosa, il detective Gumshoe. Cosa? Vorremmo dare un'occhiata nel parco. Possiamo fare un giro? Certo, nessun problema, avete la mia autorizzazione. Sai, Nick, penso sia una buona idea parlare alle persone quando sono cariche di lavoro. Già, non hanno il tempo di... Non hanno il tempo di pensare a quelle informazioni non dovrebbero complicarti. Ciao, forza, iniziamo le indagini. Good luck. È vero, perché Gumshoe in realtà starebbe con il nuovo procuratore che sarà contro Eddorf. Che chissà chi sarà. Spiaggia la Cucurda. Sì. Vediamo un po' questa bella spiaggia. Carina. Con uno stendere. Samurai Dolph. Wow, quello è il lago Gold. Esatto. Non penso meriti addirittura un wow. Ah, ma però è carino. Forse no. Ehi, guarda, un chiosco. Samurai Dogs. Samurai Dogs. Voglio un Samurai Dog, ti prego. Scommetto che sono squisiti. Ma con un nome del genere devono essere senz'altro, no? Perché sono un po' fuori di moda, comunque. Ora i giovani vanno matti per la principessa rosa. La conosci, vero? Per niente. Ma come no? Ma che ci sa la gente? Appunto. Vediamo cosa c'è. Ma è un naso, che è? Un naso? Qualcuno ha perso il naso. Qualcuno ha dimenticato come si chiama? Un lanciacoriandoli, mi pare. Basta tirare lo spago e lui fa pop! A capodanno se ne vedono moltissimi in giro. Ehi, potrebbe essere un indizio. Ma forse no. Dai, prendiamolo. È inutile. Ammettilo, non vedi l'ora di tirare con lo spago, vero? Era così ovvio? Beh sì, perché sono un coglioncello. Un lanciacoriandoli, dai, prendiamolo. Prendi tutto. Potrebbe tornarci utile. Magari ci ammazziamo l'assassino. Dove è finito? La chiamis in tasca. Quale tasca, scusa? La faccio proprio dopo. Brutto. Vabbè, analizziamo. Il secchio, forse. Questo coso, anche il secchio. Okay. Un cosco di hot dog. Ora è chiuso. Le decorazioni natalizie non sono granché. Una ghirlanda così a cazzo. No, però c'è pure di là. Sulle stazioni c'è scritto Samurai Dogs. Qualcuno dovrebbe rifare l'allestimento. Boh, forse esatto. La pistola. Il sassino può. Almeno questo posto è pulito. Così. Va bene. Va bene, va bene, va bene. Bosco o noleggio barche. Vediamo se c'è Biancaneve. Ah, forse mi devono fare. Un nido e una macchina. Questo è il servizio per Gordon. Che bel posto, Nick! Guarda, qualcuno sta campeggiando! Non è proprio il massimo campeggiare vicino al luogo di un delitto, madonna. Ehi, Nick! Se erano qui anche la scorsa notte, forse saranno dici qualcosa sull'omicidio. È vero. Hai ragione, Maya. Andiamo a parlargli. Esaminiamo la macchina, quindi. Sì, magari secondo me. Questa Jeep ha visto i giorni migliori. È tutta ammaccata. Non posso credere che qualcuno sia venuto in macchina fino a qui. Perché? Ah beh, in un bosco, perfetto. Come andare a casa. Quel paese là con un paese. Questa macchina fotografica è collegata a un microfono e a uno strano dispositivo. Senza schiacci una foto ogni volta che rileva un rumore. Magnificata. Wow, grande, proviamo, dai! Ciao, sono Nick. Forse non l'ho detto abbastanza forte. Ciao, sono Nick! Oh! La vuoi piantare? Credi che sia rotta? Non prenderla a calci! Forse non è regolata per scattare al suono delle voci. E allora cosa facciamo? Ho un'idea! Il lancia coriandoli? Spang! Ecco, vedi che funziona? Uè, voi, tu le mani dalla mia roba! Una napoletana! Cosa ci senti? Guardate cosa avete fatto, un rollino intero! Cioè, avete consumato un rollino intero! Oh, cosa è? Scusa! Le scuse non bastano come risarcimento, sapete quanto mi ha costato quel rullino? 100.000 lire da darmi i soldi, no! Come mi è saltato in mente di sparare uno di quei cosi? E cioè, proprio qui! Oh, beh! Ehi! Non prendere
prendermi per subito solo perché pensi che sia una provincia lotta, ok? Lo so benissimo come la pensate voi gente di città. Quei campagnoli parlano in modo così rozzo, cioè devono essere stupidi. Statemi bene a sentire, il fatto che io sia stupida non vuol dire che lo siano tutti. Nick, aiuto. E tu chi saresti, bello? Sono fidanzatino, Sì, no, volevo dire... Siamo una specie di amici. Rinfrescati un po' le idee e fatti capire, santo cielo. Cavolo, preferirei sorbirmi la solita ramantina dei miei che sentirti blaterale. Blaterale? Ma chi è questa pazza? Forse dovremmo rimbalzare la pellicola e andarci prima che ci molesti. Allora, guarda, hanno fatto... tra l'altro siamo a 20 minuti. Piccolo T, hanno fatto il film di Finny Sprite. Oh, cioè, lo stanno facendo. Very good. E in giapponese ovviamente con sottotitoli in tedesco per ora c'è, quindi per Instagram c'è, ancora non l'hanno creato. E c'è lei che ti vuole far vedere dopo come l'hanno fatta, identica. È una che c'ha tipo 9... Probabilmente uscirà anche in Italia prima o poi. Sì, prima o poi. E io non vedo l'ora di vederlo. E il film riguarda proprio questo caso. Perché è uno dei casi. Magari chi lo sa, potremmo pure... Chi lo sa, magari faremo un raduno al cinema. No, venite al cinema. Che non ci si incura nessuno, visto che abbiamo tipo 9 iscritti e mezzo. Va bene, non fa niente, ragazzi. Il video finisce qui, abbiamo comunque fatto tanto. Nella prossima volta approfondiremo bene il discorso con questa mezza tizia. Quindi niente, ragazzi, bella a tutti.